Eccoci tornati su Palworld. Allora, per quanto riguarda oggi, come vedete, c'è tipo sta poverina che sta costruendo la fabbrica di sfere 2. Sono qua praticamente le sfere ultra da tipo, non lo so, almeno un quarto d'ora. Cioè, è veramente assurdo. Dici che la stanno aiutando, ma in realtà no. A parte questo, nel frattempo che passano questi 3 minuti e finisce di completare lì, direi che ci spostiamo un attimino sotto. Allora, praticamente, a parte l'uovo robusto gigante, ci abbiamo un po' d'ovetti da andare a schiudere, quindi vediamo un attimino. Speriamo che ci esce qualcosa che non abbiamo, più che altro. Allora, ci è uscito Bushi, ok. Poi da qui, di nuovo Bushi. Spero che almeno uno dei due c'ha delle passive buone, ecco. Vediamo un attimo, qua tra l'altro ci andiamo a pigliare un attimino il cemento. Lui si sta godendo la spa, buono così. Tra l'altro qua nel ranch tra un attimo andiamo a sistemare anche per quanto riguarda Wyvern. E l'altro non mi ricordo come si chiama. Chillet. Me l'ero segnato perché se non me li sarei tipo mai ricordati. Praticamente mi avevate detto che loro due, diciamo, facendoli accoppiare nel ranch, esce fuori Anubi, quindi vediamo un attimino di sistemare il tutto. Allora, mi sa che li devo andare più però all'altra base. Tra l'altro qua ci ho sistemato anche i campi per quanto riguarda le bacche, il grano e i pomodori, no? E poi vabbè, qui niente, c'è il carretto che aumenta, diciamo, la velocità di estrazione della pietra. E lascia col ceppo di legno che praticamente velocizza invece il taglio del legno, semplicemente. Lui è tipo gigante e ci alimenta il generatore. A parte questo, che mi sto dimenticando? Ma non credo attualmente ci serve nulla. Ah, giustamente, ho fatto anche il piccone di metallo raffinato, così diciamo, anche per recuperare il quarzo. Il carbone, eccetera, si fa un attimino più facilmente. Allora, vado un attimo a lasciare qui il cemento, che per il momento non ci serve. Tra l'altro, dalla farma automatica stanno infilando queste sfere PAL praticamente ovunque. Le frecce, grazie mille, mi tornano utili, però insomma. O praticamente, qua nella cucina abbiamo le torte, che poi dopo ci servono, che altrimenti, diciamo, non si accoppiano. Mettiamola così, se no gli lasciate le torte nel ranch, quindi diciamo sono abbastanza indispensabili. Queste si lasciano qui. E niente, ragazzi, saliamo un attimino sopra, vediamo se ha completato lì, così magari ci facciamo anche un paio di sfere. Poi praticamente ci servono un botto dei componenti dell'antica civiltà. Tra l'altro mi avete detto che praticamente affrontando i boss può uscire il progetto, diciamo, leggendario di varie cose, ovviamente dipende dal livello del boss probabilmente. Quindi nulla, vediamo un attimino, ci facciamo un bel giro per quanto riguarda i boss, vediamo se riusciamo a recuperare almeno un progetto, diciamo, leggendario. Un po' ne dubito però. Si può comunque provare. A te quanto ti manca? Pochissimo, ti do giusto una manina un attimo, così vediamo anche se possiamo fare le sfere ultra, no? Già se ne riuscissimo a fare un paio, le portiamo dietro, non sarebbe male. Sfere ultra, grande così, fibra di carbonio, lingotto di metallo raffinato. Caspita, quanta roba ci vuole. Ok, guarda, per il momento fanne 10, cioè, mamma mia, ci vuole una quantità di roba quasi esagerata. E ho capito che tu sorridi, però mi devi dare un attimo una mano a craftare qui. Probabilmente, però, sapete una cosa? Appena poi abbiamo Anubi che c'ha praticamente, se non sbaglio, il lavoro manuale a 4, anche per quanto riguarda il craft per esempio delle sfere o da quest'altro, diciamo, crafting table tra tante virgolette, è un attimo più veloce, che purtroppo così ci mette un po' a craftarle. Tra l'altro qua stavo a finire il tetto, però mi manca un attimo da mettere i soffitti qua davanti. Perché se lo mettevo prima nel soffitto poi non mi faceva piazza praticamente quella lì. Ora un attimino che ci sistemiamo. Per favore collabora. Altro abituato ad Ark, so di per favore Ark collabora. What? Tetto di cemento, lingotto e pietra. Ok, pensavo era tipo lingotto e cemento, ma nulla. E niente, raga, aspettiamo un attimino che finisce di craftare le sfere. Almeno così 10 ce le portiamo.
poi ci spostiamo praticamente a recuperare Wyvern e Chillet praticamente dall'altra base, ce li facciamo diciamo accoppiare nel ranch e noi poi ci spostiamo a fare il giro praticamente dei boss, tipo questi qui che abbiamo sconfitto, che c'è il teleport vicino, ce ne andiamo un attimino a riaffrontare così vediamo se c'esce un progetto leggendario e se magari, non lo so, ci facciamo anche un po' di componenti dell'antica civiltà, perché comunque ce ne servono diversi, sia per quanto riguarda riparare l'armatura, sia comunque, ad esempio, questo rampino qui incredibile ne richiede 8. Questo qui per lanciare le sfere ne richiede 5. Quindi insomma un pochettino comunque ce ne servono. Quando andando avanti. What? C'è addirittura anche la lancia. Insomma nulla. Ci vediamo tra un attimino. Allora le sferette sono pronte. Quindi andiamocene un attimino a pigliare. Grande così. Allora. Ci andiamo un attimo all'altra base, recuperiamo un secondo sia Chillet sia Quivern. Allora, ecco da qui. Ora praticamente li dobbiamo mettere prima qua. Per favore non mi scappate però. E qui un secondo, per favore. Ole. Quello che ci fa là dentro. Allora, è uno. Mamma mia, Wyvern è tipo gigante. Come fa a sollevarlo? Non si sa. Vabbè. Lì. E in teoria ci stanno a fare l'ovetto. Ok, ce lo stanno a fare. Quindi ora in realtà ci possiamo anche spostare dopo ci veniamo più all'uovo, no? Allora, andiamoci a affrontare un attimino. Sto qua davanti. Così andiamo, diciamo, in ordine, no? Allora, un attimino. Allora, primo boss per noi, livello 23, niente di troppo incredibile. Devi stare calmo, bro. What? Ma non gli fa un cavolo. Ok, cambiamo tipo. Vogliolina, pensaci tu. E nemmeno lei gli fa tanto danno però, eh. Chissà contro il tipo oscurità che elemento ci vuole. Però comunque ce la facciamo di livello basso. Cavoli. È un pochettino danno gli ha fatto, ma niente di troppo incredibile. Però se dovrebbe essere ricaricata l'abilità sua, no? No. Dai, dai. Ultimo colpo. Purtroppo mi sa che gli devo togliere una delle abilità, diciamo, col cooldown più lungo, perché sennò... Purtroppo un minuto è veramente tanto in fight. Ole. Purtroppo però dei progetti zero. Vabbè, andiamo al prossimo. Questo qui mi sa che è un pochettino più tosto, però che è del livello 31. Vediamo un attimo. Attimo, ma mi pigli un cavolo di danno. Oh cavolo, ma lui non c'ha vita. Fogliolina, pensaci tu. Col tornado mi sa che gli fa un botto. Eh sì. Grande così. Lei è in vantaggio come tipo, per fortuna. Sai, quella lì era tipo roccia. No, tipo roccia contro questo qui, vabbè. Ole. Guarda il pacchettino che è rimasto sopra, non ci credo. Purtroppo però anche sto giro niente progetto, dai, riproviamo col prossimo. Allora, King Paga dovrebbe essere, non dico facilissimo, ma insomma. Vediamo un po'. Spero che almeno lui ci droppa qualcosa. Anche se ne dubito.
diciamo che magari tocca aggiustare la mira, perché insomma ha tirato le meteore a tutt'altra parte. Guarda che salto che ha fatto. Fogliolina, pensaci tu. Un bel tornado. Ole. Per favore, droppaci qualcosa. Vediamo un po'. Caspita, componente dell'antica civiltà. C'era l'icona strana, tipo pensavo che era un progetto. Cavolo. L'avevo sperato. Vabbè. Proviamo col prossimo. Allora, voglio controllare un attimino se l'ovetto è pronto, no? In realtà sì, invece no. Caspita, è perché è notte, giustamente, sto andando a dormire. E allora a sto punto mi conviene andare a riposare un attimo, così magari diventa giorno. Che cavolo! Ok. E niente, ragazzi, riposiamo un attimino, così diventa giorno, almeno continuano a farci l'ovetto, no? Grande così. Allora, prossimo boss per noi. Vediamo un attimino qualcosa di un po' più incredibile, ecco. Ma posso potenziare anche i PAL? Vediamo un attimo, non si sa mai. Un secondo, potenzia PAL. Tipo lui. Attacco grande così. Ancora attacco. Diciamo che un bel po' così ce lo potenziamo. Caspita, oh. Aumenta anche la vita, non si sa mai può tornare utile. Tibelix lo lascerei in pace per un attimo. Perché quello è veramente terribile. Tira una falce da ghiaccio che è qualcosa d'assurdo. Allora. Andiamo un attimo qua davanti. Tra l'altro, visto che abbiamo le sfere buone ora, quasi quasi toccherebbe prendere la petta. Almeno così ci fa anche il miele nel campo d'allevamento, no? Questo è già incazzato però. Te devi sta calmo. Cioè sta sereno. Quasi quasi ti piglio pure. Peccato che la skill quella con 150 danno. Cioè tipo non lo so. I secoli di cooldown. Questo è un meteore draconico infatti. Gli fa pochino. Questo è un pochettino di danno. T'ha fatto amico. Allora. Mangia un attimo. Aia. In realtà non mi ha fatto neanche troppo danno. No. Ok, questa l'ho sentita forte e chiara. Non ci credo. Questo è tipo un insetto corazzato, cioè mamma mia, da danno ne pia veramente poco. Pogliolina, dagli una bella botticina, grande così. Poi pure un po' di danno glielo dovrebbe fare. Insomma, più o meno. Anche se queste sfere qui, secondo me. Ok, mi aspettavo tipo 70% di chance di cattura, ma evidentemente no. Ma tu guarda che caspita mi ha tirato. Lo attacchi per favore, grazie. Ora lascia da pigliare però. Vai su. 77. Ole. Purtroppo progetti 0. Vabbè. Questi proprio stavano qui ad aspettare. No. Please no, please no. No, 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 che cavolo fai, va via. Allora, in teoria siamo salvi. Ora, un attimino. Cerchiamo un secondo, una petta. Ci sarà una petta da queste parti. Là ce ne sono due. Gli vorrei fare tipo il vortice da sabbia e poi gli tira la sferetta, no? Almeno così in teoria gli tolgo solo un po' di vita. Spero. Gli ho tolto un cavolo.
Ora? No, 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 no. È pronto, fagi là. E a prova da sfere. Raga, ma non si può più questo. No. Ma non ho ben capito. Gli ho tirato a sferma. Raga, qua rischio di un kill però. Tra l'altro mi ha fatto sprecare un casino di sfere, non si è fatta pigliare. Veramente troppo strano. Guarda, ma vabbè. Ora gli vado davanti. Ma che cavolo. Gli l'ho missata tipo 700 volte. Spero che per lei che mi fa il miele, perché sono veramente un po' cerosico, perché comunque queste sfere, caspita, per craftarle ci vuole veramente un casino di roba. Allora, per il momento torniamo indietro e ci vediamo tra un attimo, appena poi l'ovetto, diciamo, è pronto per essere schiuso. Spero non ci voglia tantissimo, ma mi sa, un'oretta e mezzo sicuramente ci vorrà. Quindi nulla, ci vediamo tra un po'. Allora, ci siamo, ho praticamente velocizzato un po' la schiusa delle uova, così magari ci metteva un pochettino meno, era più fattibile schiuderne due. Vediamo un attimino. In teoria dovrebbero uscire due Anubi. E infatti, uno è uscito. Tra l'altro, un sacco d'abilità, però, insomma, solo una dorata. Ora praticamente ne faremo accoppiare un sacco, così magari. Vediamo se riusciamo a beccarne uno che c'ha magari, insomma, le abilità, diciamo, dorate buone. Tra l'altro, abbiamo anche quest'altro qui che l'abbiamo trovato in giro per la mappa. Vediamo un attimino che esce. Ah, è il boss insetto. Ok. Allora, tra l'altro ci ha dato anche un botto di punti esperienza. Controlliamo un attimino per quanto riguarda l'oro. Questo mi sa che è quello che abbiamo catturato, infatti. Quello invece che abbiamo schiuso c'ha soltanto pelle dura, difesa più 10%. Allora, invece l'oro praticamente non credo abbia ereditato, diciamo. No, raga, sapete che mi sa che ereditano le stat dei genitori? Tocca fare un po' più di tentativi, però se vedete, sono praticamente le stesse dei genitori. Cioè, non c'è nemmeno una che è diversa. Invece sì. Non lo so se è random oppure possono ereditare, insomma, le stat dei genitori. Comunque, a parte che la skill di base è diversa. Questo c'ha pioggia acida. Questo è un missile di ghiaccio. Ah, praticamente ereditano le abilità. Non lo so, tocca fare un altro po' di tentativi. Comunque, a parte questo, per quanto riguarda l'oro, allora vorrei tenere due Anubi in base, che almeno, diciamo, hanno l'abilità manuale a 4 e un attimino meglio. Mettere anche l'insetto, perché almeno c'ha, diciamo, ha raccolto del legno a 3, quasi quasi. Ce lo lascio, così almeno ci fa un po' di legno. Tra l'altro è anche abbastanza carino, la verità. A parte questo, per quanto riguarda la location dei boss, allora, Quivern si trova qui. Invece Gillette è praticamente nella zona iniziale, di livello 11. A parte questo, ho aumentato, diciamo, il limite dei pal che si possono avere in base, perché con la difficoltà difficile ve ne fate ne praticamente massimo 15. E nulla, l'ho alzata a 20, anche perché più di 20 non si poteva. Vorrei un attimino mettere un altro lettino, però, perché ora sto 15 lettini su 16, può essere un po' un problema. Lascialo qui per il momento. Vediamo quanto ci mettono a... Ok! Mamma mia, cioè, fanno tipo instant. Spettacolo. Veramente ottima come cosa. E
niente, raga, per il momento è tutto. Spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un commento, mi piace. E ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao!